Tutta colpa dell'orco. Ecco qua. Adesso è ben chiusa. Ehi, ben arrivato. Scusami, non ti ho sentito arrivare perché stavo controllando che la finestra fosse ben chiusa. Stanotte ho fatto un sogno. Ma un sogno? Ho sognato tutta la notte che Orco Rubio mi spiava attraverso le grate. Ti posso assicurare che a nessuno fa piacere sognare un orco che si aggira intorno alla casa. Ah sì? La tua mamma lascia sempre una lucina accesa nella tua cameretta, così se ti svegli di notte non hai paura. Beh, è una buona idea. A me invece è venuta in mente un'altra idea. Vediamo se ti convince. Voglio costruirmi una chiappa sogni. Ah, certo, non puoi sapere che cos'è. Te lo faccio vedere subito. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, la chiappa sogni è un oggetto tradizionale che gli indiani Oneida mettevano sulle culle dei bambini. Era un cerchio fatto con un ramo di salice, è molto facile da intrecciare. E poi ci veniva attaccata sopra una retina e degli oggetti cari al bambino. Allora si diceva che la rete intrappolasse i brutti sogni e lasciasse passare solo i sogni belli. Poi, quando il bambino cresceva, conservava sempre il suo acchiappasogni come amuleto portafortuna. Deciso. Costruirò una chiappa sogni e lo attaccherò qua sulla finestra. Cosa dici? Come faccio a sapere che i sogni brutti passano attraverso la finestra? Hai ragione. Potrebbero passare anche attraverso la porta. Bene, costruirò due acchiappasogni. Tanto il chiosco dovrei avere tutto l'occorrente. Anzi, è meglio che vada, che sono già anche un po' in ritardo. Ehi. E da dove accipigna esce questa segatura? Io non lo so. Pulisco, pulisco e non è mai abbastanza. Vabbè. Sai cosa ti dico? Che mentre ci sono, do una ramazzata a tutto il pavimento. Quando il cammello corre nel deserto, tiene un occhio chiuso e l'altro aperto. Genio Bu, sei più stonato di un gallo col mal di gola. No, veramente io non sono stonato. Sono intonato a modo mio. Ecco. Ah, conosco anche quella del dromedario, eh? Senti qua. Quando il dromedario allunga il muso, tiene un occhio aperto e l'altro chiuso. Piano, piano, con le orecchie delicate. Ma cosa fai, le pulizie straordinarie? Ebbene sì. Mio padre diceva sempre, il tappeto dove poggi i piedi deve essere pulito come il palmo della tua mano. E allora ecco a fare le pulizie del tappeto. Ecco qua, è finito. Mi aiuti a stendere la sole? Grazie. Ecco qua. Uno, due, tre. Ecco qui. Quando il cammello corre nel deserto. Fatalina, che cosa c'è quel barattolo? Non c'è niente. E questa è la cosa strana. Stavo passando per caso davanti all'antro di Strega Varana e ho trovato questo barattolo con questa strana etichetta. Cocolo terme dal collo giallo. Cos'è? Tu stavi passando per caso davanti all'antro di Strega Varana. Ho capito. Fatalina, quando la smetterai di passare da quelle parti? Strega Varana, prima o poi te la farà pagare. Senti, io stavo passando per caso davanti all'antro di Strega Varana e ho sbattuto contro questo barattolo. Piuttosto, che cosa sarà questo colo terme dal collo giallo? Io non l'ho mai sentito dire. Ma se proprio vuoi saperlo, possiamo andare da Tonio e lui sicuramente ce lo dirà. Ecco qua, ho
finito di ritagliare da un cartoncino un bel cerchio. Se vuoi puoi provare a costruire anche tu una chiappa sogni, è molto semplice. E puoi usare delle cose che si trovano facilmente a casa. Un bel cartoncino, va bene quello della pizza, una retina come quella che conteneva i limoni, spago, forbici dalla punta arrotondata, spillatrice, matita, pennarello e degli oggettini che puoi costruire tu o trovare già fatti. Questi io li ho costruiti, vedi, con un tappo di sughero, con delle piume, palline, una ghianda, insomma, quello che vuoi. Allora, per prima cosa ti insegno a costruire il cerchio. Poi però per ritagliarlo dovrai farti aiutare da un grande perché il cartoncino è un po' spesso e difficile. Allora, bisogna prendere un piatto, posarlo sul cartoncino e disegnarne il contorno così. Visto? Poi si prende un piatto più piccolo, lo si posa in centro qua così e si disegna il contorno anche a questo. Ecco fatto. Ora basterà ritagliarlo. Adesso continuiamo. Prendiamo la nostra retina e attacchiamola al cerchio con dei punti di spillatrice. Ecco fatto. E ora, sempre con la spillatrice, attacco gli oggettini. A questo punto prendiamo una matita con la punta bella appuntita, facciamo un buchetto sul cartone e facciamo passare un pezzetto di spago. Così, un bel nodino. E in questo modo potremo appendere il nostro acchiappasogni. Tonio, siamo venuti a farti vedere una cosa molto strana. Ho trovato questo barattolo vuoto davanti all'antro di Strega Varana, guarda. Guarda, è vuoto, però qui c'è un'etichetta con scritto Coloterme dal collo giallo. Tu ne sai qualcosa? Coloterme. Beh, però se parla di collo forse si tratta di un animaletto. Peccato, Ronfo non c'è, affitta foresta, non possiamo chiedere a lui. Beh, nessun problema. Ci sono i libri apposta che ci potranno aiutare. Corro a casa a prendere quello sugli animali. Hai visto che era una cosa importante? Tonio si è subito incuriosito. Secondo me faresti meglio a riportare questo barattolo da dove l'hai preso. Sei noioso come una carpa addormentata. Ma... ecco qua. Che strano. Ho trovato un altro mucchietto di segatura davanti alla mia porta. Eppure ho spazzato prima. Ma... ecco il libro sugli animali, leggi un po'. Allora, vediamo un attimo. Le rane, niente. Gli uccelli, le cicogne, i rettili, i grilli, i lupi. Ecco qui. Coloterme dal collo giallo. Sono termiti che attaccano il legno degli edifici e dei mobili. E in un battibaleno sono capaci di distruggere un intero magazzino pieno di legname. Accipigna. Sono davvero terribili. Fatalina, tu non hai aperto il barattolo per sbaglio quando l'hai trovato, vero? Mi hai preso? No, lo so anch'io che ci sono delle termiti pericolose che attaccano le radici degli alberi. E se questi animali si fossero sparsi per il fantabosco? No, saremmo rovinati e gli alberi sarebbero in pericolo. Ho capito, vengo con te a controllare, andiamo.
Mai un momento di tranquillità. Ma speriamo però che non abbiano attaccato gli alberi del Fantabosco, altrimenti sarebbe un graio veramente grosso. Beh, sai cosa ti dico? Mentre aspetto il ritorno di Fatalina e Genio Bubzazza, io continuo con il nostro accappiasogni. Allora, prendiamo un pennarello e decoriamo e coloriamo il nostro cerchio di legno. Ho letto! Un bombo bello fresco. Va bene, subito. Ecco qua. Ma questa qui è la barattolazza che ho trovato vicino alla casa della strega. Sì, soltanto che poi quando ho aperto il tappo tutto il giallume è scappeggiato via. Io mi sono preso una spaventazza che sono inciampeggiato nel cespuglio dietro casa tua e ho sbattuto la facciozzola sulla finestrozzola. Hai sbattuto la faccia contro la mia finestra? Ma allora eri tu, non era un sogno. Dimmi un po' una cosa, Orco Rubio. Dopo, tu hai riportato il barattolo alla strega, vero? Vabbè, Orco, sì, ma che domande. Sì, soltanto che tutto il giallume era scappeggiato via quando sono inciampeggiato. Cosa? Tu vuoi dirmi che hai rovesciato un intero barattolo di termiti dal collo giallo, quelle che distruggono un deposito di legname in un pignuto? Ma sei uno sciagurato, devo correre a casa mia! Vabbè, ma cosa sarà mai? Sono soltanto termitonzole. Questo mi sembra sano. Anche questo. No. Ha un ramo caduto. Saranno state le termiti. Io per sicurezza gli direi la filastrocca per guarire gli alberi nonni. Ma è una magia o una semplice filastrocca? Non è una magia, ma anche le filastrocche sono importanti, sai? Lo sai che se tu parli alle piante, queste crescono meglio? Signore albero, barone muto, ombra all'impiedi, sole seduto, babbo gagliardo di tutti i tramonti, non te ne andare dai nostri racconti. Ora frondeggia, ora fiorisci, albero nonno guarisci. Oh mamma folletta, guarda quanta segatura! Ma allora è proprio vero, le termiti si stanno divorando casa mia! Ma dove sono? Cosa posso fare? Antonio! Non ti preoccupare, il bosco è salvo! Certo, perché le termiti stanno passeggiando dentro casa! Anzi, stanno pranzando! Quella testa piena di struto di Orco Rubio ha rubato un barattolo a Strega Varana pensando che dentro ci fosse il miele. Poi è venuto qua vicino a casa mia, è inciampato, il barattolo si è aperto e adesso le termiti stanno divorando tutta la mia casa. Per mille cammelli, Tonio. Vuoi dire che le coloterme dal collo giallo si stanno mangiando casa tua? Fatalina, devi fare qualcosa. Sei o non sei una fata, su? Ma certo che sono una fata, ma le fate non possono fare incantesimi che uccidono altri esseri viventi. E tu? Non sei un genio? Se hai un desiderio da spendere, perché non lo esprimi ora? Ecco, io non posso, perché l'ho usato questa mattina per una torta alle fragole, ecco. Strega Varana, non resta che Strega Varana! Se possedeva un barattolo pieno di termiti, lei saprà come si fa a catturarle. Devo andare da lei, deve assolutamente riprendersele. Ma che cos'è tutto questo confusionamento? Oh, orco sciocco e pasticcione! Solo tu potevi aprire un barattolo di termiti affamati davanti alla casa di Tonio! Ma lo sai che se la stanno mangiando tutta? Ma le termitonzole noi a Orchiburghia le pappeggiamo a merendola. E poi sappiamo sia caccheggiarle che mandarle via. Fatalina, bisogna seguire Tonio. Non possiamo lasciarlo da solo con Strega Varana. Lei è arrabbiatissima perché qualcuno gli ha fatto scappare i suoi animaletti preferiti. Hai ragione, andiamo. E tu, se sai come cacciare le termiti, fallo! Andiamo. Che barriere selvatiche. E poi lo sanno tutti, per caccheggiare le termitonzole basta scendere un bel torciolone infuocato e passeggiarglielo sotto il naso e gridare
Al fuoco, al fuoco! Che corsa! Sono senza fiato. Strega Varana non c'è e quindi non ho potuto chiederle nulla. Almeno tornasse ronfo, lui sa tutto sugli animali. Niente di ronfo, neanche l'ombra. E questa sera potrebbe essere troppo tardi. Tonio, meno male che ti abbiamo trovato. Non devi andare da solo da Strega Varana, lei è molto pericolosa. Avrei affrontato anche il pericolo. Peccato che la strega non c'è. Ma Tonio, non ti preoccupare. Orco Rubio ha detto che sa benissimo come combattere le termiti. Ha perfino aggiunto che orchi Gurghia se le mangiano per merenda. No, mi fido di Orco Rubio. Quello è capace di distruggermi la casa con un'ascia per cercare le termiti una ad una. E dopo che mi ha ridotto la casa in uno stuzzicadenti, pretende anche che lo ringrazi. Ma no, ma vedrai che lui adesso sapeva di che cosa si trattava. Mentre venivamo via, parlava di una cosa tipo la fumicanza, roba del genere. Ma cosa succede? Che strano tramonto. Ma tutto il cielo sta diventando rosso. Ma questo non è un tramonto. C'è odore di fumo, ma sta bruciando qualcosa. Cosa avete detto che Orco Rubio diceva? Fumanza! Fumananza! Per mille cotiche fritte si è accesa una fuocherazza. Io volevo soltanto dare il fuocarozzolo alle termitozzole. E adesso il polletozzolo si arrabbiagerà. Soffio, così si spegne, sì. Orco Rubio, ma cosa stai facendo? Non puoi soffiare sul fuoco, così aumenta. Ma guarda cosa hai combinato, ma io volevo aiuteggiare. Presto, dobbiamo spegnere le fiamme. Dell'acqua, ci vuole dell'acqua. Oh no, la mia casa, dentro ci sono tutte le mie cose che stanno bruciando. Il diario, Radio Cooper, devo salvarle. Orco Rubio, tu corri subito al laghetto a prendere l'acqua, vai. Corri, presto, aiutatemi. Sì, guarda, è rosa. Il mio diario. Presto, il tavolino. Presto, aiutami il baule. Aiutami! Sì! Oh, mamma! Un momento, Tonio, aspetta! Ci sono ancora tutte le fotografie! Veloci! Oh, mamma, Poletta! Troppo torpogno! Eccolo qua! Non aver paura! Oh, mamma, Poletta! Presto, devo ancora andare a ritirare le altre cose! Ma un Rubio, non arriva! Ma guarda, non serve niente! Dobbiamo andare al laghetto a prendere dell'acqua! Andiamo! Vieni, Gene Bu, vieni! Vieni, Orco Rubio, andiamo, vieni, corri! Oh, la mia casa! E dentro c'è ancora l'orso, i miei risparmi! La mia casa! Presto, Orco Rubio! Non hai delle sette leghe, allora corri veloce! Più veloci! Io vado più veloce dello sventolo, ma la fuocherazza non si spegne! Bisogna salvare la casa di Tonio! Corri! Su, dai! Fermi tutti! Sono una vera sciocca. Sono o non sono una fata delle acque? E allora potrei scatenare un terribile temporale sulla casa di Tonio! E allora che cosa aspetti, dai? Acqua che scendi! Acqua che bagni, vieni benefica, acqua che spegni, scendi tutta direttamente sulla casa di Tonio. Magdalena, qui non cade neanche una goccia. Ti ho detto che dovrebbe cadere tutta sulla casa di Tonio. Adesso andiamo a controllare, speriamo che non sia tardi. La mia povera casa, ci abitavo da più di 300 pignaletti. Oh, Tonio, come mi dispiace, la tua bella casa. E io che sciocca sono stata. Invece di scatenare subito un temporale, sono andata a prendere l'acqua al laghetto. Se non avessi usato il mio desiderio del giorno per quella torta alle fragole.
Non ti posso neanche ospitare nel mio vaso. Non saprei come farti entrare. Uffa, orca, folletto, sono una bestia. Però posso farti un invito. Sì, ti invito a venire a dormeggiare a casa mia. Ho un bello spiumone di setole di cinghiale che tiene calderimo. E poi ti posso anche offreggiare una bella zuppa di cotiche da farti leccheggiare i baffi. Sei gentile, orco rubio, ma... Ma gentile un corno! Ma se tutto è colpa sua questo disastro! Piuttosto, perché non vieni indietro alla cascata? Ti faccio un letto di alghe morbide morbide. Grazie, fatalina. Ma non ti preoccupare, me la caverò benissimo. Un messaggio di Pietrino XIII. Le direi quercia. Allora, dice... Caro Tonio, sono stato informato dell'incendio e ti invito a dormire al castello nel letto a baldacchino che viene riservato agli ospiti più importanti. Beh, grazie amici, ma ecco, io nei pochi attimi in cui la casa è crollata ho capito che ero fortunato. Fortunato? Sì, fortunato perché io ero ancora vivo ed ero riuscito a salvare le cose a cui tenevo di più. Radio Gufo, Topo Torponio, il mio diario, il baule con dentro le fotografie, i libri, i ricordi e forse non accade mai nulla senza una ragione. E forse con la casa nuova io potrò realizzare un sogno di quando ero un bimbo folletto. E che sogno era, Tony? Una casa sull'albero. Senti, senti. Una casa sull'albero. E a te piacerebbe abitare in una casa sull'albero? Sì, la sapevo che questa idea ti sarebbe piaciuta. Certo, non è molto facile da realizzare, ma io sono sicuro che ci riuscirò. Certo, è una cosa bruttissima perdere la casa, non avere più la propria casa. È una delle cose peggiori che può capitare. Però ho scoperto di avere tanti amici vicino e a te mai, ad esempio, mai capitato di dover cambiare casa? A me è capitato quando ho lasciato la casa di mamma Tina e di papà Cartolino. E all'inizio, devo dire, avevo molta paura. Ma poi, dopo un po', ho scoperto quant'era bello avere degli spazi tutti propri. Sì, sono ottimista. Con l'arrivo di una bella casa nuova, forse realizzerò questo sogno. Della casa sull'albero. Adesso però ti devo salutare, devo andare a montare la tenda. Perché i miei amici sono stati gentili ad invitarmi a casa loro, ma io voglio rimanere vicino alle cose che amo. E non preoccuparti, starò al calduccio anche sotto la tenda. Tu però torna a trovarmi, ti aspetto puntuale. Ciao, ciao, ciao.